Buongiorno! Allora, questo video lo inizio un po' troppo tardi. Sono ormai le 6. Però voi lo vedete domani, cioè martedì 31 gennaio, perché lo sto registrando oggi, per me è lunedì 30 di gennaio. Allora, voi vedete questo video che praticamente è il giorno del mio compleanno. E, per cui tanti auguri a me, dato che lo pubblico martedì, il mio giorno del mio compleanno, tanti auguri a me. Ovviamente grazie a chi mi farà gli auguri sotto in questo video e grazie a chi me li farà anche su Instagram. Sia le foto che quello che faccio al mio compleanno, per domani, le metterò tutto su Instagram. Se riesco, farò un mini mini vlog e lo pubblicherò nello short qua su YouTube, che adesso ormai io ho questa abitudine di fare questi piccoli mini video che durano 60 secondi. E allora ho detto, adesso ormai li faccio sempre tutti. Vabbè, allora questo video, dato che lo inizio un po' tardi, vi faccio vedere solo qualche cosa brevi, eccetera. Domani sarò da sola. Che bello festeggiare il compleanno da sola. È la prima volta che mi succede. Questo è il mio primo compleanno in casa nuova. Allora, scusate che spengo la televisione perché sì. Cioè, ho stoppato la televisione perché sennò si sentiva sottofondo e non so se poi con il copyright, eccetera, me lo segnava. E allora poi dopo si sente male, meglio. Comunque, stavo dicendo, è il primo compleanno che festeggio da sola, nella casa nuova. Dico da sola, senza i miei genitori, senza nessuno. C'è il mio ragazzo, ma lui lavora, per cui diciamo che non è che posso festeggiarlo, anche perché l'unico orario che noi ci vediamo è il pomeriggio, dalle 2:30/4, per cui è l'unico orario che io riesco a vedere lui, perché poi dopo lui va a lavorare, io lavoro la mattina, non abbiamo gli stessi orari, e per quello che io domani lo festeggio da sola. Allora ho pensato di farmi una torta piccolina per festeggiare almeno un pochettino, perché, cioè, come sapete, io ci tengo molto al compleanno. È un giorno speciale. Ogni anno, per me è un giorno speciale quando arriva il compleanno, perché si vive una volta sola, si festeggia una volta sola. L'età sono proprio quelli che piano piano avanzano. E dici, cavolo, diventi sempre più, cioè, poi a prescindere che poi quando avrai figli, avrai e avrò figli, giustamente dirai, cavolo, me ne frega del mio compleanno, penso a loro, stop. E allora, ci tengo molto a festeggiarlo. Quest'anno, avendo un po' di problemi, eccetera, ovviamente, essendo anche da sola, giustamente. Lo festeggerò a casa da sola. Festeggio proprio. Che parolone. No, cioè, volevo fare una piccola mini tortina insieme a voi. Questo mini vlog, spero mini vlog. Facciamo la torta insieme. La farò semplice, una torta semplice. Dato che ho preso questa forma qua, ho voluto fare. Allora, la teglia è uguale alla mia mano, per farvi capire, no? Per cui è proprio piccola piccola, è per due persone, neanche, più o meno. E allora volevo farla con la glassa rosa, e se ci sta o ci metto i miei anni con le lettere, se ci sono, oppure scrivo Ale, cioè il mio nome, soprannome. E niente, però prima volevo bere la cioccolata con la panna, questo qua, volevo provare il Chobar extra con scaglie di cioccolato scioglievoli, questo qua dell'Element Edition, e volevo provarlo insieme a voi,
prima di fare la torta. Però ovviamente la torta non è che la faccio proprio insieme a voi perché sennò questo video dura troppo. Per cui la faccio da sola, vi faccio vedere più o meno come viene. Poi la mangerò domani. Comunque, per chi non mi segue su Instagram, andatemi a seguire che lì ci saranno le foto della torta, come verrà dentro, eccetera. Non so dentro come farla perché non c'ho voglia di fare la crema, poi è tardi, cioè, e allora ho deciso di fare così. Comunque facciamo la mini torta e poi adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato dai cinesi e vi faccio vedere i palloncini senza spoilerarvi un po' la casa perché poi piano piano ve la farò vedere. Allora, aspettate che vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, vi faccio vedere. In poche parole, sono andata dai cinesi, Mats Factory, e ho preso, se riesco con una mano. Allora, ho speso 17,03 euro. Ho preso questo che è fantastico. Appena l'ho visto ho detto no, lo voglio. Cioè, ma voi l'avete visto e provato? Cioè, fatemelo sapere perché il colluttorio a unicorno, cioè guardate, 12 ore, combatte la placca, menta mista, cioè senza alcol, cioè dual action, dentil, agire prima dell'uso, cioè guardate i glitter. Cioè, i glitter che ci sono dentro, e poi è rosa e azzurro. Cioè, no, è pazzesco. Tanto, dato che ho la gengiva, lo voglio provare e vi farò sapere, ovviamente, nei prodotti finiti com'è. Comunque, c'è scritto non brucia, dona un effetto di alito fresco a lunga durata. Elimina e rimuove i batteri. E migliora l'igiene dei denti, gengive, 12 ore. Ma speriamo che non sia forte. Cioè, guardate che figo! No, vabbè, cioè, appena ho visto, ho detto. Mi sembra che questo l'ho pagato 2,69 euro. Sì, 2,69 euro. E ho preso questo qua. Poi ho preso questi che sono le candeline, quelle che ne ho presi due, infatti, scusate, anzi no, tre mi sembra che ne ho presi, adesso non mi ricordo, no, tre, due ne ho presi, scusate, due di quelli, in teoria per fare le foto, ma poi alla fine non sono riuscita. Poi ho preso questa candelina qua da mettere sulla torta, sulla mini torta, con scritto buon compleanno e il punto di domanda, perché diciamo che non è che non so la mia età, è che faceva un po' ridere, era carino, loro ho detto lo voglio prendere per metterlo sulla torta e allora ho preso questo qui. Poi il mio ragazzo, dato che ho detto no, quasi quasi faccio una mini torta e faccio le candeline, io volevo solo quelle, invece lui mi ha ovviamente preso queste. Questo, la candelina rosa e bianca e ovviamente la candelina sempre rosa e bianca, perché ovviamente io faccio 82 anni e dato che faccio 82 anni, allora che sono troppo vecchia, giustamente mi ha preso queste due candeline qua da mettere sulla torta e soffiare le candeline, perché diciamo che almeno una candelina per esprimere un desiderio ci vuole. E allora mi ha preso queste, ma io in teoria volevo mettere queste, ma tanto metterò queste. Poi ho preso i palloncini, che sono questi qua che vedete appesi. Sono i palloncini che ho preso, che poi ho gonfiato. Allora, ci voleva un po', cioè, l'ho presi con un filo da tipo un filo. E l'ho messi così, però in teoria volevo appenderli in un altro modo, ma vabbè. Allora per fare le foto ho messo così. E
Questa volta ho cambiato, ho comprato questi, ma non ho preso il numero perché secondo me prendere sempre lo stesso numero, cioè stesso numero per modo di dire, era un po' noioso. Alla fine ho preso questi qua. E tanto per finire, cioè vi faccio vedere anche questi, però questi, cioè, è il numero 13 perché abbiamo fatto l'anniversario il 29 gennaio, che era domenica. Io volevo vloggare per farvi vedere quello che abbiamo fatto, solo che dopo un po' mi è passata la voglia, non so il perché, in queste settimane non so perché non ho tanta voglia di farvi vedere le cose, e allora niente, questi sono i palloncini che l'ho fatti io, cioè in senso ho dovuto allegarli un po' fatti male, perché infatti se li tocco cadono tutte. Cadono proprio giù e ci è voluto un giorno per mettere i palloncini così. E ho fatto un po' di un pochettino difficoltà, però sono riuscita e abbiamo fatto le foto, per cui le foto che vedete su Instagram sono appunto i palloncini con io e c'è anche, tra virgolette, il mio ragazzo su Instagram, ma dato che è una cosa privata e voglio che resta sempre privato, non mostro ovviamente la faccia del mio ragazzo. Comunque, questi sono i palloncini del nostro anniversario che abbiamo fatto le foto, e poi mi ha regalato i fiori, questi qua, che sono le rose rosse, 5 rose rosse che io amo, sono i miei fiori preferiti, e il girasole, che è questo è il fiore che, dato che lo volevo, allora mi ha regalato anche questo. Questo è stato il regalo che mi ha fatto, e poi ovviamente siamo usciti fuori a mangiare a pranzo e basta. E mi ha fatto questi qua, per cui abbiamo, tra virgolette, un pochettino festeggiato l'anniversario. E niente, comunque questo è, per cui in poche parole adesso, solo che non so se farla adesso la cioccolata o dopo, perché è tardi e sinceramente non so se farla adesso. Meglio fare prima la torta, che ci vogliono più o meno 20 minuti, anche di più, forse meglio. Semmai stasera, prima di andare a letto, mi faccio il cioccolato con la panna, che forse è meglio. Meglio che faccio così, perché se no, ciao. Niente, facciamo questa mini torta, solo che gli ingredienti sono un po' troppi, per cui non so se ci sta tutto l'impasto. E devo farlo quello normale e poi vediamo, massimo metto metà stampo su quello piccolo e poi se mai faccio una torta media quasi quasi faccio così, anche perché voi, cioè, non avete idea, ma è uguale alla mia mano sta teglia, per cui calcola che è mezza, cioè neanche mi verrà fuori proprio mini mini. E niente, per cui adesso vediamo, perché volevo, diciamo, soffiare almeno la candelina sopra, anche se sono da sola, però quest'anno andrà così. Ma anche credo l'anno prossimo, perché il mio compleanno non è ovviamente il giorno estivo. Tutti, specialmente se in settimana, tutti lavorano e ovviamente non è che possono venire in settimana qui a festeggiare o a mangiare la torta, anche perché io mi sveglio presto. Mi sveglio verso le 4:30, 5 per andare a lavorare tutti i giorni, tranne la domenica. E invece il mio ragazzo arriva a casa tardi, arriva alle 10 a casa, per cui non è che posso in settimana festeggiare. Però vabbè, sì, ci può stare anche il sabato, anche se di solito, cioè, in teoria ho festeggiato prima, sinceramente. Ho festeggiato domenica, che ho fatto due in uno, cioè vuol dire l'anniversario l'ho fatto diventare anche come compleanno, per cui abbiamo festeggiato
per tutte e due. Però il mini vlog l'ho messo su YouTube. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Ho messo mini vlog shopping, qualcosa, per cui più o meno è stato anche quello dell'anniversario. Almeno. No, non shopping qualcosa, c'è mini vlog e anche l'anniversario, per cui andatelo a vedere sul canale perché ho fatto anche il mini vlog, anche per l'anniversario qua. Comunque niente, prima che parlo troppo e dura troppo sto video, io faccio la torta e ve la faccio vedere dopo quando l'ho finita, che è meglio. Se no non riesco a registrare intanto fare la torta, poi non è una videoricetta. Per cui prima la faccio, poi ve la faccio vedere, così è meglio. Alla fine ho fatto due torte perché non sapevo se bastava. E ne ho fatte due. Vabbè, chissà che verrà fuori. Ok. Allora, dato che la torta è leggermente quasi pronta, adesso ve la faccio vedere nel forno, è tardi, ormai saranno le 7:30, 7:30, non ho capito più o meno che ore sono, cioè non devo guardare. Dato che non voglio che si fa tardi, perché questo video lo devo montare per far sì che vada su domani, non so quanto poi è durato, se mai la torta ve la farò vedere su Instagram, per cui vi farò vedere su Instagram la torta come è venuta e poi guardate anche le foto su Instagram perché è tardi, se no non riesco a montare questo video e dato che devo farmi la doccia e in più devo mangiare e finire di fare la torta, dopo diventa troppo tardi. E poi questo video non riuscirò a metterlo sul canale. Se riesco entro le 2, ovviamente lo vedete, se no sempre prima delle 8, perché sennò poi dopo diventa troppo tardi. Non lo so, adesso vediamo a che ora più o meno riesco a metterlo. Niente, io vi faccio vedere la torta come sta, diciamo, venendo e il risultato finale lo vedete su Instagram perché se no non ce la faccio veramente a pubblicare questo video e a fare altre cose che devo fare. Dovevo iniziarlo molto prima questo vlog, ma fare questo, fare quello, poi ho pulito le gabbie dei conigli, ho fatto un bel po' di cose e alla fine il vlog è sempre in ritardo. Comunque niente, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog, non lo so ancora, se giovedì, no, quale video ci sarà giovedì e se ci sarà, perché non ce li ho pronti ma non so se caricare quelli che ho fatto. E niente, detto questo, ringrazio in anticipo quelli che mi faranno gli auguri sotto nel video. In questo video, però vi risponderò ovviamente tutti, perché poi se no mi sembra che se ne parla la prossima settimana, se per caso dovrò ringraziarvi, però vi ringrazio già a persona qua su questo video, perché ovviamente mi farà gli auguri di compleanno. Diciamo che passano gli anni anche in fretta, perché cavolo, sto
Quasi quasi raggiungendo i 30 e già mi viene l'agitazione a mille quando... Allora, ancora non sono ovviamente sui 30, però ce ne vuole ora che arrivo a 30, molti, un po' di anni. Però diciamo che siamo lì, per cui mi viene già un po' l'agitazione perché dico, cavolo, sto crescendo un po' troppo, è meglio essere meno più piccolini. E vabbè, il tempo passa anche un po' troppo veloce. Va bene. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per essere stati qui con me.